Eccoci tifosi rossoblu qui, Lollopol, dopo vi lascerà il suo commento sull'acquisto di Raffaele Yoime. Infatti, come leggete dal titolo, benvenuto a Potenza Yoime. Questo è un video che facciamo io e Paul per far sentire appunto il supporto a Yoime dopo quello che è successo nei suoi riguardi, che conosciamo bene tutti quanti. Il mio messaggio è quello di un in bocca al lupo per la nuova stagione 2018-19. Dovrà essere un leone quest'anno, difendere bene i pali rosso-blu della Porta del Potenza e onorare soprattutto la nostra maglia. Non voglio dirgli altro perché conosciamo bene le sue doti calcistiche da portiere, quindi voglio darti un forte in bocca al lupo e soprattutto ringraziarti per la tua disponibilità che ci hai dato. Forza Potenza! Eccomi tifosi rossoblù, sono Paul e sono qui per parlarvi quindi del nuovo acquisto del Potenza, Raffaele Yoime. Allora, avete già sentito quello che ne pensa Lollo di Yoime, ora vi dirò quello che penso io. Allora, secondo me Yoime è un ottimo portiere che però negli ultimi anni non è stato molto apprezzato dal Potenza e da Potenza, dato che comunque prima è stato a Picerno e sono successi dei fatti che non sto qui a raccontarvi, e negli ultimi mesi, nelle ultime settimane anzi, è stato ingaggiato e quindi si è trasferito a Matera. Lì ha fatto delle ottime parate nella partita Matera-Potenza ed è stato molto contestato dai tifosi, e infine Yoime ci ha fatto vincere la partita, dato che era squalificato per una partita, come abbiamo detto anche nella reaction di Lollo, una partita vecchia che era Picerno Nardò di Coppa Italia Serie D, e abbiamo vinto a tavolino. Comunque, secondo me è un buon colpo Raffaele Yoime, perché comunque ha fatto sempre ottime parate. E anche se Potenza lo odiava, non possiamo negare le sue grandi doti atletiche e calcistiche. Secondo me è un ottimo innesto, soprattutto perché un portiere ci serviva, un portiere esperto di grande carriera. Quindi facciamo sentire a Raffaele Yoime il nostro caloroso aiuto che noi diamo sempre ai giocatori del Potenza. Quindi, per questo video è tutto. Instagram e Facebook in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video. Forza Potenza!